Adesso noi stiamo facendo un lavoro di incisione V-carving su questo materiale. Tutti i materiali vanno affrancati sul piano della fresa, ci sono 100.000 modi diversi. In questo caso il materiale e la lavorazione sono delle lavorazioni leggere e quindi ci possiamo permettere semplicemente di usare questo piano di supporto liscio con del biadesivo che terrà il nostro pezzo sul piano della fresa. E poi questo supporto che utilizziamo, che è questo MDF con sopra una plastica, noi andremo a fissarla al piano della fresa in modo tale che sia solidamente attaccato. Adesso noi tentiamo di mettere questo pezzo il più possibile in squadra rispetto a questo qua. E questo affare qua adesso lo affranchiamo al piano della fresa con queste due staffe che mi sono costruito e che ci consentono di tenerlo giù. Tutto questo processo degli staffaggi è una roba che va costruita, a cui bisogna prestare un po' di attenzione perché chiaramente il pezzo deve essere ben fissato sul piano della fresa, ma dobbiamo anche essere sicuri di non andare a toccare nei percorsi che faremo durante il lavoro, di non andare a toccare questi staffaggi, perché è un lavoro diciamo, di esperienza o di manuale che viene fatto al momento dello staffaggio, ma lo staffaggio va pensato anche durante le fasi di progettazione della parte del CAM, per cui dentro V-carve. Per esempio, dobbiamo accertarci che i movimenti non vadano appunto a incocciare questi staffaggi, che in questo caso sono due staffaggi e basta, in alcuni pezzi possono essere degli staffaggi. Ci sono molti metodi, ma questo sarà. È un grande tema che va fatto ad hoc. Io ho semplicemente piazzato quindi il pezzo solidamente attaccato a questo, che è solidamente attaccato al piano della fresa. E ovviamente deve essere in un punto lavorabile, per cui questo è il limite di lavoro della mia macchina, e lo vedo più o meno da qua. Quindi questa è la mia Y0, e questa è se io mettessi il pezzo qua. A parte che verrebbe preso dal montante quando si sposta, ma poi uscirei anche dall'area di lavoro, per cui tutto il pezzo deve essere nell'area di lavoro. Ora procederemo a azzerare la macchina sul pezzo, coerentemente con quello che abbiamo disegnato nel CAM.